un pensiero per Giulio, ma come ha detto anche Claudio, per tutti gli altri che come Giulio stanno soffrendo e hanno sofferto. Era il 25 gennaio 2016. Alle 19.41 Giulio Regeni inviò dall'Egitto il suo ultimo SMS, poi scomparve nel nulla. Fu ritrovato cadavere con evidenti segni di tortura il 3 febbraio su una strada tra il Cairo e Alessandria. A 5 anni da quell'ultimo messaggio, la verità sull'assassinio del giovane ricercatore è ancora lontana. Oggi il caso è approdato al Consiglio Esteri dell'Unione Europea. L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Borrell, ha ringraziato Luigi Di Maio per aver chiesto di discutere del caso Regeni in Europa, poiché è una questione grave non solo per l'Italia ma per tutta l'Unione. Siamo solidali con l'Italia e la famiglia Regeni, ha detto ancora, nella richiesta di far piena luce. Oggi 4 panchine gialle, il colore di Giulio, sono state inaugurate nel parco scolastico a lui dedicato a Fiumicello, il paese che ha visto crescere il giovane. Significative le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha evidenziato come l'azione della Procura della Repubblica di Roma, tra molte difficoltà, abbia portato a conclusione indagini che hanno individuato un quadro di gravi responsabilità e che presto saranno sottoposte al vaglio di un processo per le conseguenti sanzioni ai colpevoli. Ci attendiamo piena e adeguata risposta da parte delle autorità egiziane, ha detto, sollecitate a questo fine senza sosta dalla nostra diplomazia. Proprio sul fronte delle indagini è stata fissata il 29 aprile prossimo l'udienza preliminare davanti al GUP di Roma Pierluigi Balestrieri per i 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni.